ben arrivato. Grazie, grazie. Grazie per questa calorosa ospitalità. Non siamo mai stati così numerosi, credo che sarà un avvenimento, è un avvenimento importante, quindi aspettiamo tutti con ansia di sentire la performance. Io so che è filosofo, psicoterapeuta, insomma c'ha un sacco di titoli, e speriamo che vada incontro alle nostre esigenze, perché tutti abbiamo un'esigenza della nostra vita. Prego. Grazie Oriana, buonasera a tutti. Anch'io mi unisco alle felicitazioni del sindaco di vedere la piazza così gremita, e vuol dire che l'argomento è interessante per la nostra cittadinanza, e quindi non vediamo l'ora di sentire le parole del professor Galimberti. Buona serata a tutti, grazie. Buona serata. Grazie ancora sindaco, grazie assessore, grazie di cuore. La rassegna non ha voce sola, rassegna di poesia, filosofia, musica ed arti, è alla sua 15ª edizione, a cadenza annuale ed è itinerante. Ha il patrocinio della Regione Marche, del Consiglio regionale delle Marche, della Commissione Pari Opportunità regionale e di un circuito di 13 comuni dal nord al sud della regione. È realizzata con il contributo di numerosi sponsor privati che vorrei citare ad una. Fondazione Carifermo, Cofeis, Sollini, Eros Manifattura, Tacchificio Valdipienti Plast, Acanto, Metema, Tecnoin, Italsign, Edil Asfalti. La rassegna si propone anche quest'anno di essere il luogo del racconto del femminile e del dialogo fra i generi. La direzione artistica ha quest'anno eletto come fil rouge attuale e pregnante Miracoli. La riflessione filosofica e poetica sul tema parte dalla considerazione che i miracoli appartengono alla teologia favolosa, in cui l'invisibile si incarna nel visibile. Sono trasversali ad ogni cultura, ad ogni tempo, ad ogni linguaggio. I miracoli annullano la distanza tra il desiderio e l'impossibile, creano passaggi, preparano l'imminenza di un bene gratuito che non si può comprare o accumulare. I miracoli fanno parte dei tempi oscuri, insegnano la lungimiranza, accadono quando ci si sottrae ai rapporti di forza e di dominio. I miracoli sono extra legem, destino che condividono con l'amore e le sue meravigliose eccezioni. E non è forse un miracolo la presenza luminosa ed epifanica del professor Umberto Galimberti? Il fil rouge è naturalmente una provocazione che abbiamo voluto lanciare per favorire una riflessione sul periodo storico che stiamo attraversando, fra tecnica e post-verità. La grande sfida è quella di rendere la parola evento di verità, ancorata ai fatti e non alle interpretazioni o opinioni. Umberto Galimberti ha una sua visione della nostra era, l'era della tecnica, l'era in cui la tecnica non è più uno strumento nelle mani delle donne e degli uomini, ma il mondo in cui viviamo, l'aria che respiriamo, la vita che non è vita. Tocca a lui guidarci fra le rovine della nostra società, fra mito della giovinezza e della salute e rimozione della morte. Tocca al filosofo darci le parole per nominare la nostra paura, il nostro disorientamento, la nostra solitudine, la nostra fragilità, e ricordarci che siamo esseri umani finiti in un mondo infinito. Benvenuto, professor Galimberti. Benvenuto, professore. Allora, questa sera dobbiamo parlare dell'io e dell'oi, per sottolineare il primato della relazione rispetto all'individuo. Noi diciamo spesso la parola io voglio, io desidero, io ho questi obiettivi, io devo raggiungere questi scopi, questi progetti, io. Ma come dice un filosofo morto una decina d'anni fa, un filosofo francese, Jacques Derrida, dice che l'io, in certo qual modo, è solo uno pseudonimo.
quando dico io ti amo, chi parla? La mia passione, il mio desiderio, la mia idealizzazione, l'angoscia della mia solitudine, la mia voglia di emancipazione, chi parla? L'io? No, è l'unico tagliato fuori da questi discorsi. E tra le altre cose, chi sei tu? Questa è la ragione per cui Freud dice l'io non è padrone in casa propria. E allora andiamo a conoscere anche tutti gli abitanti di questa casa, che non sono solamente l'io. Abitanti che noi non conosciamo semplicemente perché siamo avvolti da questa dimensione egoica. Egoica vuol dire ego, io, e non pensiamo mai che tanti sono quelli che invece ci abitano e che parlano al posto dell'io. Qui vi devo annoiare per 5 minuti, però dovete stare molto attenti, perché se non capiamo questa cosa non abbiamo capito niente per il seguito della conferenza. L'io è la parte razionale, la nostra parte razionale, quella che ci accomuna, quella che usiamo frequentemente, finché ragioniamo naturalmente, l'io. Ma poi c'è tutta una dimensione irrazionale, e la parola irrazionale non è una parolaccia, non è una dimensione da sottosvalutare. C'è tutta una dimensione irrazionale che comprende tutti gli aspetti della nostra esistenza. È irrazionale il dolore. Quando subentra un dolore, magari anche terminale, uno si chiede perché proprio a me. È irrazionale l'amore. Non è che fate l'amore con i ragionamenti. È irrazionale la fantasia. È irrazionale l'idealizzazione. Quando Rita Pavone diceva come te non c'è nessuno, dal punto di vista razionale non è vero, chissà quante ce ne sono come te, ma se non idealizzi non ti innamori. È irrazionale il sogno. È sufficiente che una sera uno beva un po' di più del solito e il giorno dopo i suoi amici gli dicono ieri sera non eri più tu, cioè il tuo io era sparito. Oppure quando andiamo a letto subentra quella condizione di obnubilamento della coscienza, la ragione non è più in azione e incominciano i sogni. E i sogni sono l'esempio più evidente, più lampante della follia. Ma prima di capire che cos'è un sogno, che cos'è la follia, capiamo che cos'è la ragione. La ragione è stata inventata da Platone. Il quale ha inventato la ragione, ha inventato la logica, e noi parliamo e pensiamo come Platone ci ha insegnato a ragionare e a pensare. Noi diciamo aiace è forte, soggetto, predicato, complemento. Prima di Platone non si parlava così, si parlava in un'altra maniera, si parlava in modo analogico, per paragoni. Omero non dice aiace è forte, dice come il leone così aiace. Questo linguaggio analogico è quello che usiamo solitamente per i bambini, con i bambini. Con i bambini noi parliamo attraverso paragoni, non attraverso ragionamenti. La ragione si fonda sul principio di non contraddizione. Il principio di non contraddizione dice che una cosa è se stessa e non altro. Il microfono è il microfono e non altro. È vero? No, non è vero. Perché il microfono è il microfono, serve per amplificare la voce, ma io in questo momento potrei scaraventarlo sul pubblico e diventerebbe un'arma impropria. Tutte le cose sono polivalenti, tutte le cose hanno un'infinità di significati. E i bambini, che non sono ancora arrivati all'età della ragione, che ancora non conoscono il principio di non contraddizione, sono nella verità. Quando un bambino prende in mano un bicchiere, il bicchiere serve per bere, ma la mamma glielo toglie dalle mani se è di vetro, perché non si sa che cosa può fare un bambino con un bicchiere di vetro. Oppure un bambino ha un pennarello in mano, il pennarello serve per disegnare. Allora lì il pennarello è il pennarello e non altro. Poi il bambino se lo mette in bocca e gli cambia significato.
e il pennarello diventa un biberon. Poi lo picchia sulla testa di suo fratello e il pennarello diventa un'arma contundente. Allora vedete, tutte le cose sono caratterizzate da una pluralità di significati. E i bambini che vivono la pluralità dei significati sono nella verità, aderiscono alle verità delle cose. Ma quando tutte le cose sono così plurisignificanti, noi non potremo intenderci. Perché ti dico, dammi un microfono e tu mi dai una candela. Oppure non potremo prevedere i comportamenti. Quando voi andate a mangiare con i vostri amici, tutti quanti siete riforniti di un cucchiaio, di una forchetta, di un coltello, e siete tutti tranquilli. Perché? Perché ipotizzate che in quel contesto il coltello serve per tagliare le bistecche e non altro, principio di non contraddizione. Ma il coltello è disponibile anche per altro. Nessuno di voi andrebbe a mangiare con uno schizofrenico in fase psicotica, perché non si sa che cosa fa di quel coltello. Ma il folle è nella verità, aderisce alla pluralità dei significati. E allora Platone, organizzando la ragione, ha creato un sistema di regole che non è la verità. La ragione non è la verità. Il microfono è il microfono, ma è anche tante altre cose. E però la ragione è utile per riuscire a comunicare in maniera univoca e per riuscire a prevedere i comportamenti. Come si arriva alla ragione? I bambini arrivano alla ragione poco a poco, attraverso il no che dicono le mamme. Allora il bambino disegna e la mamma gli dice bravo, poi mette in bocca il pennarello e la mamma gli dice no, poi lo picchia in testa al fratello e la mamma gli dice no. Attraverso questi no il bambino acquisisce la definizione delle cose. Definire vuol dire che le cose hanno un significato finito, non oscillano più con le regole della ragione. Le parole sono determinate, terminate in un unico significato. Le avete capite queste cose? Se no le ripeto all'infinito. Ma fate segno se le avete capite. Quindi la ragione non è la verità, la ragione è un sistema di regole che serve per intenderci e per comunicare. Nella verità ci sono i bambini e i folli, che giocano con la pluralità dei significati, non solo loro naturalmente. E allora, per esempio, noi siamo abitati dalla follia, non pensate che la follia è una prerogativa dei pazzi. La follia ci abita al di sotto del regime della ragione, che dal punto di vista psicologico si chiama io. L'io è la parte razionale di ciascuno di noi. Sotto la parte razionale, sotto la dimensione della ragione, c'è la follia. Di notte, quando voi sognate, la ragione non è in azione, la coscienza non è in azione, vi può capitare che voi siete spettatore di un sogno e al tempo stesso attore di quel sogno. Il principio di non contraddizione ti direbbe o sei spettatore o sei attore, non sei l'una e l'altra cosa, ma nel sogno capita di essere l'una e l'altra cosa. Oppure l'attore del sogno è una donna e io sono un uomo, però io so che quella donna sono io. Oppure l'attore del sogno è un bambino, però io so che quel bambino sono io. Nel sogno, il principio della ragione, il principio di non contraddizione che determina il significato delle parole, non funziona. Non funziona neanche il principio di causalità, perché spesso nel sogno è l'effetto che produce la causa. Non funzionano le categorie dello spazio e del tempo. Un sogno può incominciare a New York e finire all'impero romano. È la follia. E se ci fate caso, è così vero, che al mattino quando vi alzate, nella prima mezz'ora, compite sempre le stesse azioni, vivete in terza persona, vi affidate alle abitudini, fate sempre le stesse identiche cose nella prima mezz'ora, perché state recuperando la ragione, state recuperando la coscienza, che di notte si è persa. E allora cominciamo a capire che sotto l'impianto della ragione ci abita la follia. La follia, Platone distingue quattro follie: la follia profetica,
quando uno fa una profezia non la fa su base razionale. La follia iniziatica che si riscontra quando si passano le varie fasi della vita, gli adolescenti per esempio, quando compare la sessualità entrano in una dimensione caratterizzata da un impianto di passioni, di pulsioni, dove la razionalità ha poco da governare, perché come sapete i lobi frontali, che sono i lobi della razionalità, arrivano a maturazione a 20 anni, quindi sei in balia della tua follia. La follia artistica, la follia dei poeti. Perché i poeti sono folli? Perché tu non creerai niente con le regole della ragione. Ogni atto creativo è il prodotto della tua follia. Se sei in grado di entrare nella tua follia, e se la tua follia è così ricca da riuscire a catturare le metafore di base dell'umanità. La differenza tra un grande poeta e noi che scriviamo poesie è tutta qua. La nostra follia molto spesso è una follia semplice, una follia modesta, una follia che non arriva fino in fondo a catturare appunto le metafore di base dell'umanità. E allora, come dice giustamente Martin Heidegger, uno dei più grandi filosofi del Novecento, i poeti sono i più arrischianti. Perché sono arrischianti? Perché per creare devono scendere nella follia, ma la follia è molto più forte della ragione, e quando tu sei sceso nella follia non c'è nessuna garanzia che ne possa venire fuori. Non so, Rilke, Hölderlin, Van Gogh ci sono rimasti dentro. Karl Jaspers, il più grande psicopatologo del Novecento, scrive che ogni volta che noi ammiriamo un'opera d'arte ci comportiamo come quando ammiriamo una perla, dimenticando che la perla è la malattia della conchiglia, e senza la schizofrenia del suo autore quell'opera non sarebbe mai nata. Quindi i poeti sono i più arrischianti. I greci avevano stabilito che la follia apparteneva al mondo degli dèi, a cui un tempo appartenevano anche gli uomini, e noi potremmo dire a cui appartengono anche i bambini. I bambini non fanno altro che ripetere a livello individuale la storia dell'umanità. Noi siamo venuti fuori gradatamente dalla follia e ci siamo ancorati alla ragione, ma la follia appartiene agli dèi. Giustamente Eraclito dice, Eraclito, qui bisogna sempre dire chi sono questi personaggi, perché la scuola va malissimo, non insegna niente, nessuno sa niente, dico dei nomi a cui non corrisponde niente. E questo è un problema. E perché battete le mani di fronte a questo disastro? Dovreste piangere, dovreste. Comunque, Eraclito, che è uno dei primi filosofi della cultura occidentale, dice che il Dio è giorno e notte, il principio di una contraddizione, ti dice o sei giorno o sei notte, inverno e estate, sazietà e pace, sazietà e fame, guerra e pace, si mescola tutte le cose. L'uomo invece ritiene giusta una cosa e ingiusta l'altra, per il Dio tutto è bello, tutto è buono, tutto è giusto. Capite questa differenza tra uomini e dei? È importantissima questa differenza. E non appartiene solo al mondo greco, ma appartiene anche al mondo cristiano, giudaico-cristiano. Zeus, per esempio, è il padre degli dèi, ma è anche tuono, è anche fulmine, è anche toro, è tutte le cose. Ma anche nella cultura giudaico-cristiana abbiamo la stessa scenografia, che gli dèi sono al di qua del bene e del male, al di qua delle differenze, al di qua delle definizioni, al di qua dei ragionamenti, abitano rigorosamente la follia, anche il Dio cristiano. Quando Dio ordina ad Abramo di lo mette alla prova per verificare la sua fedeltà, che cosa gli chiede? Gli chiede di sacrificare suo figlio. Abramo va sul monte, porta con sé Isacco, suo figlio, e il figlio dice: ma noi stiamo salendo, abbiamo la legna, abbiamo il fuoco, ma dov'è il capretto? Il capretto è lui in quella circostanza, poveretto. Poi arriva sul monte, Abramo stende suo figlio sul sasso,
sta per ucciderlo, poi a bontà sua Dio le manda un angelo che gli ferma il braccio. Søren Kierkegaard, che è un filosofo cristiano, molto cristiano, danese, fa un'osservazione, tutto sommato, che faremo anche noi. O Dio è onnisciente, e allora non ha bisogno di mettere alla prova il bramo. Oppure ha bisogno di mettere alla prova il bramo, e allora Dio non è onnisciente. Così ragioniamo noi, giusto? Ma Dio non abita la ragione. Sta al di là del bene e del male. Non so se avete letto mai o vi hanno raccontato, perché non leggete di solito. No, l'Italia, no, dico queste cose con molta severità. Nel 2022 l'Istituto Ox di Parigi ha stabilito che noi italiani il 70% sa leggere e non capisce cosa legge. Le prove invalse dell'anno scorso hanno dimostrato, di quest'anno, non dell'anno scorso, hanno evidenziato che i ragazzi, tutti promossi naturalmente, il 51% sa leggere e non capisce cosa legge. Con questi livelli di ignoranza, cosa pensate che abbiamo un futuro noi? Ah, dai, battete le mani. Si battono anche i morti le mani. E qui pure questa civiltà muore a colpi di ignoranza. A colpi. Va bene, leggete il libro di Giobbe, di cui vi hanno senz'altro un po' lo conoscete, no? Giobbe è un uomo giusto, ricco. A un certo punto arriva un servo e gli dice: guarda, sono arrivati i briganti e hanno portato via i tuoi armenti. Poi ne arriva un altro e dice: anche a me è capitata la stessa cosa. Adesso la tua ricchezza sta finendo. E Giobbe dice: sia fatta la volontà di Dio. Poi non basta, Giobbe viene colpito da una malattia, ha un corpo che diventa ogni giorno sempre più pieno di piaghe, giace su un giaciglio. La moglie gli dice: ma maledice il tuo Dio, guarda come t'ha ridotto, tu sei un uomo giusto, guarda come t'ha ridotto. La moglie ragiona: al giusto spetta il bene e all'ingiusto il male, per la ragione. E Giobbe risponde: sia fatta la volontà di Dio. Poi arrivano gli amici, quelli sono più intriganti ancora, gli dicono: ma forse tu non sei stato tanto giusto, perché se ti capita tutte queste disgrazie vuol dire che non eri giusto. Anche loro ragionano. Giobbe dice: sia fatta la volontà di Dio. Poi a un certo punto una domanda se la fa anche a lui, e qui commette l'errore più grave. Il libro di Giobbe non è interessante perché Giobbe è paziente. Tutti quelli che sono malati sono pazienti, cosa possono fare? Patiscono un male. Ecco, no, la cosa interessante è che lui si mette a ragionare con Dio e, rivolto a Dio, gli dice: ma tu sai che io sono un uomo giusto, perché tutte queste disgrazie, tutte queste sofferenze? Allora vi invito ad andare a leggere il libro di Giobbe, se non avete voglia di leggerlo tutto per intero, leggete le ultime due colonne, in cui Dio si rivolge a Giobbe e gli dice: cosa mi stai chiedendo tu? Che siccome sei un uomo giusto ti devono capitare solo cose buone? Ma dove eri tu quando io ho messo la terra sui suoi pilastri? Dove eri quando io ho riempito il cielo di stelle? Dimmelo con la tua sapienza. Dove eri quando ho riempito le acque marine degli animali che lo abitano? Dimmelo con la tua sapienza. Dio è al di qua della sapienza umana, è al di qua della religione umana. Allora, capiamo questo: la follia appartiene agli dèi, la ragione appartiene agli umani. Quando Cassandra profetizza, Cassandra era una profetessa, e però siccome aveva offeso Apollo gli aveva tolto la capacità di persuadere gli altri, nessuno credeva a quello che le diceva, per punizione di Apollo. E Cicerone dice in latino: non Cassandra loquitur, sed Deus in corpore inclusus. A profetare non è Cassandra che parla,
ma il Dio racchiuso nel suo corpo. È il Dio, la parte folle che ti fa profetare. Abbiamo detto prima, non fai profezie con la ragione, le profezie le fai con la tua parte folle. Il Dio sta parlando. Lo stesso Pindaro, cosa dice Pindaro? Pindaro dice, io non sono un poeta, io sono un profeta. La parola profeta non è una parola biblica, è una parola greca. Profater vuol dire colui che parla al posto di un altro. Io non, le mie poesie non sono io l'autore, io sono un profeta, uno che parla al posto del Dio che mi abita. Perché la poesia alta te l'ha detta solamente un Dio. E anche Omero, quando comincia a descrivere la guerra di Troia, dice, invoca le muse, dice, voi che sapete tutto, ditemi cosa è successo a Troia quando gli Achei incontrarono i troiani. E le muse sono divine. In Grecia queste cose le sapevano, le avevano ben tematizzate. La parola, i poeti riescono a creare le loro opere, sia letterarie che artistiche, in una condizione che loro chiamano di ispirazione. Non c'è nessuno che ispirazione vuol dire che qualcuno respira al posto loro, li ispira e li mette in una condizione di entusiasmo. Entusiasmo è una parola greca che vuol dire entheos, dentro di te c'è un Dio. Dentro di te c'è un Dio, entheos, entusiasmos. Tutto ciò che è grande, tutto ciò che è profetico, tutto ciò che è iniziatico, tutto ciò che è poetico, tutto ciò che è erotico, è il Dio che ti governa, non tu. Platone queste cose dice chiaramente in un dialogo in Fedro, e dice che i doni più grandi ci vengono dalla follia, naturalmente data per dono divino. Quindi non è data per dono divino, sta dicendo una cosa precisa. La follia è di origine divina e ti abita. I doni più grandi ti vengono dalla follia, naturalmente data per dono divino. Le profetesse di Delfi e di Dodona fecero un gran bene alla Grecia quando dismaniavano. In greco follia si dice mania, dismaniare, uscire fuori di testa, mentre non erano di alcuna utilità quando erano in grado di ragionare. Ma la cosa più importante che dice Platone sempre a proposito della follia è che la follia, ve la dico in greco, iperballein tamazemata olka. La follia oltrepassa, iperballein, va al di là delle procedure della ragione, anche di quelle più elevate, come può essere la ragione matematica. Oltrepassa, è più in alto la follia. Ora, questa frase detta da chiunque sarebbe una bella frase, punto a capo, ma detta da Platone, che ha inventato la ragione, poi ci viene a dire che la follia iperballein, va al di là della ragione, è molto più potente della ragione. E allora cosa ci sta dicendo Platone? Che la ragione è un sistema di regole, ci serve per convivere, ma niente di più. Quello che noi siamo profondamente è la nostra follia. E la follia più eccelsa, dice Platone, la più divina, è la follia d'amore. E dice, apro le virgolette, gli amanti che passano la vita insieme non sanno cosa vogliono gli uni dagli altri. Qui la ragione è già fuori gioco. Non sanno cosa vogliono gli uni dagli altri. Non è certo per i piaceri carnali che si amano trascorrere così tanto tempo insieme. È allora evidente, dice sempre Platone, che hanno cose da dire che non riescano a dire. Collasso del linguaggio. E perciò parlano in modo enigmatico e buio. Hanno cose da dire che non riescono a dire, quindi c'è un'insufficienza del linguaggio nella condizione d'amore. Il linguaggio, che non è altro che la verbalizzazione dell'impianto razionale, non funziona. Parlano in modo enigmatico e buio. Voi dovete sapere che la lingua greca è una lingua perfetta. Usa le gutturali per nominare potenze
su cui l'uomo non ha potere. Per esempio, non so, il fuoco che, del fulmine lo chiamano ignos, sentite la gutturale, ignos, da cui la parola igneo che abbiamo anche in italiano. Mentre il fuoco del focolare lo chiamano pur, che è una liquida, una labiale, perché sul fuoco del focolare l'uomo ha potere. Anche in italiano abbiamo la parola piromano, no? L'italiano è pieno di parole greche, ma finché non si facciano approfondimenti il greco sarà eliminato insieme al latino, insieme alla filosofia. State tranquilli, perché tanto cosa serve? L'importante è che la gente non pensi, perché come dice giustamente Nietzsche, quando l'umanità diventa gregge vuole l'animale capo e ci stiamo avviando. La follia. E allora in due parole vi dico cosa dice Platone dell'amore. In due parole. Non so se riesco a farvelo capire, ma proviamoci. Tanto so benissimo che si capisce il 10% di quel che dico. Mi domando ogni tanto perché continuo a fare conferenze, io tanto il risultato è uguale. Nessuno che cambia un'idea nella sua testa, niente, no? No, no, davvero, perché i filosofi non sanno niente. Giustamente Socrate dice, io non so niente. I filosofi non sanno niente. Il loro compito non è insegnare qualcosa. Il sapere appartiene alla scienza. Poi ci sono i novax che non credono neanche a quella. No, vabbè, ci sono sempre qualcuno che deve fare la differenza rispetto alla al corretto uso della ragione. Comunque, il sapere appartiene alla scienza. All'epoca di Platone la scienza non c'era, c'era la sapienza. I sapienti sapevano, i filosofi non sanno. Qual è allora il compito del filosofo? È muovere le idee che ha in testa. Perché tu sei abituato a vivere con le tue idee, che sono delle abitudini mentali, sono quelle che hai imparato da piccolo, sono quelle che hai maturato incontrando certe persone invece che altre. Sono le idee suffragate da una fede, se hai fede, di un'appartenenza politica, se appartiene a una politica. Non sono fondate in se stesse le tue idee, ma dipendono appunto dall'educazione, dall'appartenenza fideistica, dall'appartenenza politica, dal sentito dire, l'ha detto la televisione, quindi è vero. Oh, allora il filosofo ha questo compito, muovere le idee che avete in testa e far vedere che quello che pensate si fonda su di sé, è ben argomentato, non per sentito dire, non perché c'è stata una mozione degli affetti, quello lì mi piace, parla bene, io faccio quel che dice a lui. Abdicando all'autonomia del proprio pensiero. Questo fa il filosofo, nient'altro, muovere le idee. Esattamente come dice Platone, alla stessa maniera di quando hanno pescato nel mare, sollevato e portato fuori la statua di Glauco, che era affondata decenni prima nelle acque del mare. E Glauco, quando è stato portato fuori dalle acque del mare, era pieno di licheni, di erbacce, di conchiglie, assomigliava a qualsiasi cosa fuorché a se stesso. Io, dice Socrate, faccio quella stessa operazione, ripulisco Glauco, ripulisco la vostra testa delle idee che non sono fondate, che non sono argomentate, ma sono il frutto di abitudini mentali, sono il frutto di sentito dire, sono il frutto di suggestioni retoriche, sono tutto il frutto di falsi sillogismi, che oggi noi chiameremo fake news, no? Il frutto di quella roba lì, che sono conchiglie, sterpaglie e terbacce. È chiaro però che muovere le proprie idee vuol dire mettere in crisi la propria identità, mettere in crisi la propria appartenenza, quindi non le cambiamo le idee, perché ci hanno protetti per tutta la vita le nostre idee, anche se erano infondate, anche se erano dei sentito dire. E non le mettiamo mai in gioco. E quando diventiamo vecchi li chiamiamo addirittura principi. Ah, secondo i miei principi, ma quali principi? Muoviamo le idee, hanno bisogno di essere mosse, perché il mondo cambia continuamente, se stiamo con le idee che abbiamo acquisito oppure da cui ci siamo fatti affascinare, non è che andiamo avanti. Ecco, però so che ti dici, io una cosa la so, che cos'è le cose d'amore. Le cose d'amore. A chi te la raccontate? Te la raccontate una donna di Ottima, venuta da Mantinea. E cosa ti ha detto questa donna? Che
che amore non è figlio di Afrodite, dea della sessualità, o di Ares, il dio dell'aggressività, ma è figlio di una poveraccia che si è avvicinato a un banchetto. Sapete, non so se avete visto i quadri, se andate qualche volta in qualche museo, se oltre alla televisione vedete qualcos'altro, ecco, spero almeno. Bene, allora avrete visto, ci sono dei quadri del 500, del 700, dove banchettano i ricchi, no, naturalmente, e di fianco ci sono cani, gatti, poveracci che mangiano quel che resta sul piatto, quel che resta sul tavolo di avanzi, no? Bene, in uno di questi banchetti fatti in occasione di una festa di Afrodite, c'è una poveraccia che si chiama Penia, miseria, povertà, penuria, Penia si chiama, povertà, la quale mangia gli avanzi che sono sul tavolo, mangiano abbastanza, bevono molto, fanno l'amore e nasce Eros, figlio di povertà. Eros porta tutti i caratteri di sua madre, dice Platone, è povero, è scalzo, vive sotto i portici, non sa come trovare cibo, ha come cucinare pietre, porta tutti i caratteri di sua madre, povertà. Cosa ci sta dicendo Platone? E beh, ci sta dicendo che amore è mancanza, il desiderio è mancanza. Tu desideri quello che non hai, quello che hai non lo desideri, lo vuoi. Ed è la mancanza la macchina del desiderio. Ti manca qualcosa per quello che ti promuovi nella ricerca di ciò che ti manca. Non è un possesso l'amore. Quindi eliminate tutti quegli aggettivi possessivi, mio marito, mio figlio, mia moglie, mio, di tu, non c'è proprio niente. La persona con cui sei è un'altra cosa, è un altro mondo, è un altro scenario. E finché permane questa alterità, tu sarai sempre incuriosito per andare a cercare il significato, il fondamento, le figurazioni di questa alterità. Invece se consideri che è tua, vabbè, buonanotte, se è tua puoi anche permetterti di uccidere come quando butti via le tue cose, punto, perché no? Basta questo concetto che l'altro sia qualcosa di mio, basta. L'altro è un altro. Bene, amore e desiderio, desiderio e mancanza. E che cosa manca a te? Ti manca l'altra parte di te stesso. E qual è l'altra parte di te stesso? L'altra parte di te stesso è la tua follia. Ho detto prima all'inizio che la parola io è la denominazione psicologica di quello che in filosofia chiamiamo ragione. Ecco, manca la follia. Ma ciascuno di noi, l'attenzione bene, si guarda bene dall'entrare nella propria follia. Perché una volta che ci entri, non è mica detto che ci esci, ci si difende dalla propria follia. Ma la difesa è così evidente che è sufficiente che uno, per esempio, quando siete 3 o 4 o 5 amici, uno si incanta, quindi sta uscendo dal suo impianto razionale, si incanta, e tutti quanti devono svegliarlo, oi! Perché? Perché avete paura che lui dove precipiti nella follia, oppure che precipitando nella follia coinvolga anche voi? Mai pensato di essere folli? Vi guardate bene, non entrare nella vostra follia. E l'amore come lo fate? Con la ragione o con la vostra follia? Platone dice lo si fa con la propria follia, l'amore. Ma non nel senso che la mia parte, io faccio l'amore quando la mia parte razionale entra nella mia parte folle. E come faccio a entrare? Da solo non ce la farai mai. Anche Dante, quando deve entrare nel sottofondo dell'universo, si fa accompagnare da Virgilio, no? Non entri da solo nella sua follia. Ci vuole un altro. E quale altro? Chiunque? No. Chi ha intercettato la tua follia? Se io intercetto la tua follia, tu sei messo a nudo prima ancora che ti spogli.
e siccome tu ti senti intercettato, lui ha visto che qualità è la tua follia, tu ti fidi di lui e fai l'amore con lui, perché nessuno fa l'amore con tutti, oggi si usa, vabbè, ma lì in realtà si fa solo dall'idraulica, ma di fondo perché fai l'amore solo con lui? Che cos'ha lui o che cos'ha lei? È che lui o lei hanno intercettato la tua follia e grazie a questa intercettazione tu puoi scendere nella tua follia e avere la fiducia che puoi riemergere, perché lui la conosce la tua follia. È per questo che ami solo lui, e perché questo che come lui non c'è nessuno. Capite queste cose qua o non le capite? Ma io poi non ho neanche la speranza, perché non sono cristiano, mi manca quella virtù. Allora, è questa follia. Allora, che cos'è l'amore? È un rapporto tra la mia parte razionale e la mia parte folle resa possibile da te che me l'ha intercettata. E quando l'intercettazione è reciproca, io scopro la tua follia e tu scopri la mia follia, allora si fa l'amore. Queste cose il popolo le sa e anche voi le sapete, ma non riflettete mai neanche sulle cose che dite abitualmente. E quando, non so, uno è innamorato, che cosa dice all'altro? Mi fa impazzire. Cosa vuol dire? Che sta facendo l'amore con la sua ragione? Oppure con te perdo la testa? Cosa vuol dire questa roba qua? Che il protagonista di questo scenario è la follia che emerge, la tua follia in quello scenario lì. E quindi l'amore non è un rapporto tra me e te, ma è un rapporto tra la mia parte razionale e la mia parte folle. Grazie a te che mi hai consentito di entrare. E poi dice sempre Socrate, l'amore è generativo, sì certo genera i figli qualche volta, ma genera un nuovo io, perché quando tu entri in una storia d'amore, quando ne esci, che finisca bene o che finisca male, l'io che esce non è più l'io che è entrato, ha cambiato faccia. Ed ha cambiato faccia in maniera tale che non c'è ragionamento che possa consolare uno che ha avuto una storia andata male, non lo so, c'è chi ha finito un amore e entra in una depressione che dura anche anni, oppure in un senso di malinconia perenne che gli dura anche tutta la vita. E anche se qualcuno dice, ma te l'avevo detto che quella persona non andava bene per te, e la risposta che vi potete immaginare che lui dice è sì, lo so, ma non posso farci niente. Perché non ci può far niente? Perché la ragione è impotente nelle cose d'amore. Allora l'amore è follia, se la ragione è impotente. Ci siamo fino a qua? Poi l'amore può finire anche bene, allora c'è quella condizione di entusiasmo, ma entusiasmo, come ho detto prima, sei abitato da un Dio, quindi sei sempre in uno stato euforico, sei sempre in uno stato di gioia continua. Cioè il mondo si trasfigura, quello che prima neanche avevi osservato o che avevi osservato ti sembrava abituale si colora. Questo è l'amore. E dice giustamente Platone, chi capisce queste cose è un uomo demonico, daimonion. Il daimonion in greco, daimon non vuol dire diavolo, questa è la versione cristiana. Daimon è quello che tu propriamente sei. E sviluppi, e tiri fuori quello che sei. Daimon, quello che tu propriamente sei, per cui per esempio i greci chiamano la felicità, la chiamano eudaimonia. Eu vuol dire bene, la buona riuscita di ciò che tu propriamente sei, del tuo daimon. Allora sei felice se realizzi te stesso. Chi capisce queste cose, dice Platone, è un uomo demonico. Chi non le capisce è un panausos. Banausos non vuol dire banale, qualcosa di peggio, è un preumano. Va bene fino a qua? Allora abbiamo cominciato a imparare che al di sotto dell'io c'è la follia. Non è l'unica abitante la follia, al di sotto dell'io c'è anche un'altra configurazione di cui non ci rendiamo mai minimamente conto. Ho paura di dire io, gonfiandoci col nostro io, c'è anche chi dice lei non sa chi sono io, la Madonna. Ecco, oltre alla follia c'è anche la specie, i greci questo lo sapevano,
noi no. La specie, la natura. I greci sapevano benissimo che l'uomo è un essere lacerato, perché dal punto di vista del suo io vorrebbe vivere in eterno, ma la natura lo destina alla morte. Perché? Lo destina alla morte per la semplice ragione che la natura viene pensata dai greci come quello sfondo immutabile che nessun uomo, nessun dio fece. Sempre stata è e sarà. Essa crea i viventi, i quali nascono, crescono, generano, muoiono. L'uomo non ha nessun privilegio rispetto ai viventi. Non è come nella cultura giudaico-cristiana, l'uomo non è i mago dei, immagine di Dio, che riceve da Dio l'ordine di dominare sul mondo. Quando Dio allontana Adamo dal paradiso terrestre, che cosa gli dice? Dominerai sugli animali della terra, sui volatili del cielo, sui pesci delle acque marine, fondando una cultura tremenda che si chiama antropocentrismo, dove l'uomo può fare della terra ciò che vuole e i risultati si vedono oggi. Capito bene questo discorso? Per cui non basta chiedere alla tecnica di contenersi, come fai a chiedere alla tecnica che può di non fare ciò che può? Se mai visto nella storia, bisogna cambiare mentalità e mettere al centro non più l'uomo, ma la vita. Passare dall'antropocentrismo al biocentrismo. Bios in greco vuol dire vita. Perché l'umanità oggi si trova di fronte a una sfida che non ha mai conosciuto nella sua storia. E che consiste nel fatto che deve difendersi non da un nemico che sta ai suoi confini, ma deve difendersi da se stessa. Perché, come dice giustamente il più grande sociobiologo del Novecento, che ha scritto ancora un bel libro nel 2021, che si chiama Edward Wilson, tra tutti i viventi la specie umana è diventata una forza geofisica, più distruttiva di tutte le distruzioni che la natura può produrre da sé, vulcani, terremoti, tsunami. La specie umana è diventata una forza geofisica. Questo è il frutto del cristianesimo, che ha pensato l'uomo, i mago dei, incaricato di dominare il mondo, al vertice del creato, e siamo arrivati a percepire la terra non più come nostra dimora, ma unicamente come materia prima, da usare fino alla sua usura, dice Heidegger. E prima di Heidegger, nel 1916, Max Weber, il più grande sociologo del secolo scorso di orientamento liberale, dice che questa usura della terra continuerà fino a che non saremo arrivati a consumare l'ultimo quintale di carbon fossile. Meditate, gente, meditate. Altro che 2030, 2050. Sicuri che ci arriviamo a quelle date lì? Ma i cristiani sperano, perché hanno la speranza loro. Purtroppo la Grecia è finita. La Grecia è finita perché è finita? Perché? Perché è arrivato il cristianesimo che ha detto agli uomini: voi non morirete mai. E questo è stato il colpo di genio del cristianesimo. E così ha conquistato la terra, annunciando l'immortalità dell'uomo. Perché per i greci l'uomo non era mai chiamato uomo. Avevano due parole per dire uomo: la parola nere e la parola anthropos. Non le usano quasi mai. Gli uomini li chiamano tsenetoi, da Thanatos, Thanatos è la morte. Chi sono gli uomini? Mortali. Si muore per natura. La natura ti fa generare, ti genera, ti fornisce di sessualità per la procreazione, di aggressività per la difesa della prole, poi ti toglie una cosa e ti toglie l'altra e ti destina alla morte. Punto. La natura è caratterizzata da una crudeltà innocente, perché a lei interessa semplicemente il ricambio degli individui. E ha bisogno sempre di nuove generazioni per poter continuare se stessa. E questa contraddizione che è lacerante dentro di noi, perché ciascuno di noi cerca di difendersi dalla morte, ma la natura ti ha destinato a morire. Sei mortale, come tutti i viventi.
Goethe che queste cose le aveva capite e rappresenta la natura o specie come una grande danzatrice, attaccata al suo corpo ci sono tutti gli individui, lei nella sua danza serenata li perde senza fedeltà e senza memoria. E Freud nell'inconscio colloca le esigenze della specie, colloca le due pulsioni fondamentali che ci governano, quella sessuale che interessa la specie per la generazione e quella aggressiva che interessa la difesa della parola. E quando poi rivoluziona tutto il suo impianto psicoanalitico nel 1922, parla delle due forze che ci governano, Eros e Thanatos, l'amore e la morte. Punto. E giustamente Sartre, cosa dice Sartre? Dice che si mette dalla parte dell'individuo, dice Sartre, di fronte alla morte, aver guidato popoli o essersi ubriacati in solitudine, c'è la même chose, è la stessa cosa. E noi nella vita continuiamo a vivere a partire dal nostro io, i nostri progetti, le mete da raggiungere, la ricchezza da realizzare, la stabilità da conquistare, la vita da realizzare, ma stiamo scherzando. Mettiamoci in mente che dobbiamo morire, non per scoraggiarci, ma per acquistare una grande etica, che è l'etica del limite. I greci avevano incatenato il dio della tecnica, noi l'abbiamo scatenato, perché non abbiamo l'idea di limite noi. Va bene, la specie, ma poi è sufficiente che anche guardate da un punto di vista molto semplice, una donna che deve generare, qui vedete molto bene la contraddizione tra individuo e specie, una donna che deve generare deve assistere alla deformazione del suo corpo, che non è la cosa più bella del mondo, al trauma della nascita, che non riguarda solo la creatura, ma riguarda soprattutto se stessa, alla soppressione del suo sonno e del suo tempo, perché la creatura vuole un'assistenza continua e senza interruzioni, talvolta la perdita del lavoro, con la perdita del lavoro la perdita della socializzazione, dal punto di vista dell'economia dell'io, mettere al mondo un figlio è un disastro, dal punto di vista della specie è un guadagno secco. Chiaro l'esempio? Quindi siamo lacerati noi. Io quando ci sono delle donne che un infanticidio a cura delle madri, ma in ogni madre basta con questo mito dell'amore materno, ogni madre ama e odia suo figlio, e anche quando usa certe espressioni, non so se avete visto delle donne prendere in braccio il bambino e in maniera gioiosa ti dice ti mangerei, bella roba, dico, oppure ti ucciderei, ti ammazzerei, ma lo dice con amore, ma in realtà ci passa dentro anche l'ambivalenza di ogni figura materna, è ovvio, il figlio è nato a spese sue, poi porta il nome del padre naturalmente, e qui arriviamo a quel punto per cui arriviamo a vedere un terzo abitante della nostra psiche, che è il genere. Nessuno di noi era legato in un sesso, nessun maschio è maschio al 100% e nessuna donna è femmina al 100%, maschile e femminile coabitano, ma non in una percentuale di 90-10, ma in una percentuale di 40-60. In ogni uomo c'è una controparte sessuale femminile, in ogni donna c'è una controparte sessuale maschile. Poi alla società invece interessa che le cose siano divise per bene, maschio al 100%, femmina al 100%. Questo fin dall'origine di tutte le tribù primitive. Andate a leggere... Perché batte le mani? Andate a leggere gli antropologi, in particolare Lévi-Strauss, che vi racconta per esempio che gli uomini andavano a caccia, se una donna toccava l'arco veniva espulsa dalla tribù, se un uomo toccava il canestro, che era il simbolo della donna, veniva espulso dalla tribù. L'espulsione dalla tribù non significava solamente un esilio, l'espulsione dalla tribù significava la morte nel giro di 48 ore. Una morte determinata non per fame e per sete, ma per disidentità, non si sapeva più chi erano fuori dalla tribù.
perché la loro identità non era un'identità egoica come la nostra, ma era un'identità totemica, cioè l'identità del gruppo. Loro vivevano in quanto gruppo, la loro identità gliela dava il totem, il gruppo di appartenenza. Bene, il genere. Ebbene, se siamo maschi e femmine, quanti sono i maschi che hanno un rapporto con la loro controparte sessuale, con il loro femminile? Pochissimi, pochissimi. E quante sono le donne che invece di rappresentarsi come delle figure costruite sulla base del desiderio maschile, invece di tirare fuori il loro maschile? Pochissime. E allora invece bisogna avere un rapporto con la nostra controparte sessuale, assolutamente. E perché solo se un uomo ha un rapporto con la sua femminilità capisce una donna. Come fai a capire una cosa se non hai l'organo per la comprensione, che è la tua parte femminile? Come fai, per esempio, una mamma a capire un bambino se non regredendo nel linguaggio fino a recuperare le sue parti infantili? Se no, se non capisce, non riesce a rendersi partecipe della comunicazione. E come fa una donna, perché una donna non tira fuori il suo maschile e si presenta all'uomo anche come un soggetto in grado di decidere, in grado di prendere posizione e non in grado di sottomissione? Ci si lamenta tanto della dominanza del maschile sul femminile. Guardate che il potere non nasce da solo, il potere nasce sempre con la complicità dei subordinati, sempre nasce con la complicità dei subordinati. Bratislav Malinowski, che era un grande antropologo, che è andato nelle isole Trobriand, dove si riteneva che i figli nascevano dal corpo della donna senza contributo maschile. Si pensava così, loro pensavano così, che a un certo punto da una donna nascono i figli senza contributo maschile. Poi Bratislav Malinowski chiedeva a chi assomigliano questi figli, e le donne rispondevano tutte al padre, di cui non si sapeva neanche chi fosse, però è al padre che assomigliano. Aristotele, che non era uno della tribù dei Trobriand, dice che la donna offre la materia, l'uomo la forma. Come fate a smontare queste cose? I cristiani dicono la stessa cosa, La Madonna ha offerto la materia, e Gesù di sé dice che io e il Padre siamo la stessa cosa. Come fate a smontare il patriarcato? Come fate a cambiare le idee? Vergogna. Dovete cambiare queste idee. Ci vorranno secoli, ma dovremo arrivare a questo. E smettere di pensare di essere maschio al 100% e femmine al 100%. Femmine poi che si atteggiano in relazione al desiderio maschile più che in relazione a se stesse, ciò che propriamente loro vogliono. Quando questa roba qua? Adesso guai a parlare di genere, no? Guai a parlare di fluidi. Ma chi è il fluido? Il fluido è quello che riconosce di avere una controparte sessuale come tutti i viventi. E riconosce, il maschio che riconosce di avere una parte femminile e la donna di avere una parte maschile, che problema c'è? Lo attesta la biologia e lo attesta la psicologia, ma non lo attestano le nostre idee, perché noi ci siamo adeguati alla società, ma fin da tempi antichissimi, la quale ha costruito anche un linguaggio che è fatto di maschile e femminile. Almeno i latini e i greci avevano anche il neutro, nec uter, né uno né l'altro, e adoravano l'ermafrodita, maschio e femmina. Ma sono stanco di tutte queste cose, che poi non cambia niente. Torniamo al nostro io. Il nostro io è il luogo della nostra identità, no? Noi pensiamo di avere un'identità, io sono io. Abbiamo visto già quanti personaggi abitano dentro di noi. Io sono io.
La nostra identità, ma l'identità, nessuno nasce con un'identità. Nessuno nasce con un'identità. L'identità è il frutto del riconoscimento e del misconoscimento che riceviamo vivendo. Punto. L'identità è un dono dell'altro. Se il bambino, la mamma gli dice sei bravo, poi glielo dice con la maestra, c'è la possibilità che cresca con un'identità positiva. Se la mamma dice che sei un cretino, glielo dice anche la maestra, c'è la possibilità che cresca con un'identità negativa. Appunto. Esempi semplici, stupidi, paradossali, però per capire che l'identità è un dono sociale. Anche quando andate a lavorare, se avete un incremento in carriera avete una riaffermazione della vostra identità. Se vi fanno il mobbing avete una depressione, una demotivazione e qualche volta anche un gesto estremo. L'identità è un dono sociale, punto. Questi i greci lo sapevano. Aristotele dice che se uno entra in una comunità e pensa di fare a meno degli altri, o è bestia o è Dio, non è un uomo. Se uno entra in una comunità e pensa di fare a meno degli altri, o è bestia o è Dio, non è un uomo. E definisce l'uomo zoon logon ekon, l'animale che parla, che ha la parola. E la parola tu la usi per parlare con un altro, non è che la usi da solo. Si capisce questa cosa? La relazione viene prima dell'identità. Il due viene prima dell'uno. Vorrei riuscire a farvelo entrare queste cose, ma no. Il due viene prima dell'uno. Ciascuno di noi che è uno è nato da un corpo di una donna che mentre ci generava, quel corpo erano due, il suo e noi, il suo e suo figlio. Dal due viene fuori l'uno, dalla relazione viene fuori l'identità. Non il contrario, non uno più uno fa due, ma dal due viene fuori l'uno. È appena uscito dal grembo, che cosa succede? Si mette a strillare come un pazzo, perché vorrebbe essere ancora nel grembo della madre, dove si mangiava senza far fatica e si respirava senza muovere i polmoni. Stava benissimo lì. Freud ne parla come di un sentimento oceanico che vorremmo riprodurre, che si riproduce solo nelle fasi di innamoramento. Va bene, due. Qui, allora, rendiamoci conto, purtroppo noi non ci siamo, noi giudaico-cristiani, non ce lo so col cristianesimo, il cristianesimo è una cultura importantissima, il problema è che il cristianesimo non è solo una religione, è una cultura. È una cultura, e l'Occidente ha la cultura cristiana, e la cultura cristiana che cosa prevede? Che l'individuo viene prima della società. Perché? Perché la cosa più importante è salvare l'anima. Porro unum necessarium est salvare animam. La cosa più importante è salvare l'anima. E siccome l'anima la salva individualmente, l'individuo viene prima della società. Questa è la nostra cultura. Sant'Agostino dice addirittura che lo Stato non deve preoccuparsi del benessere della comunità, perché che cosa sia bene o cosa sia male per ciascuno di noi lo sa la religione. Lo Stato deve semplicemente togliere gli impedimenti che si frappongono alla salvezza dell'anima. Cosa vuol dire? Alla salvezza dell'individualità. E giustamente 1500 anni dopo Jean-Jacques Rousseau cosa dice? Dice che i cristiani non sono buoni cittadini, possono essere buoni di fatto, ma non di principio, perché per principio quello che loro interessa è la salvezza dell'anima, cioè della loro individualità. Questo è così evidente in tutte le nostre manifestazioni, che se io stupro una ragazza ricevo da voi una riprovazione universale, immediata, senza ripensamento. Ma se non pago le tasse ricevo la stessa riprovazione? No. Se inquino ricevo la stessa riprovazione? No. Per noi la società viene dopo. Capito bene questo discorso? Questa è la grande differenza tra tradizione giudaico-cristiana e tradizione greca. Per là la società veniva prima. E per quello che i greci hanno inventato la politica.
politica viene da polis, la città, come si governa la città? Bisogna fare delle leggi, bisogna fare delle istituzioni. Per questo hanno inventato la democrazia, cioè il parere del popolo, non dell'individuo. Demos in greco vuol dire popolo, kratos, potere, la potestà al popolo. E l'hanno inventata perché per loro la società viene prima dell'individuo, per noi invece è l'individuo che viene prima della società. E voi capite che con questa logica individualistica, dopodiché è inutile che ci si lamenti che gli uomini sono egoisti, individualistici, narcisisti, sono i derivati del cristianesimo questo, sono i derivati peggiori del cristianesimo. Perché la cosa più importante è salvare la tua condizione individuale, che un tempo si chiamava anima, adesso si chiama privato, la vostra casa la tenete bene e poi fuori chi se ne frega, passa la spazzatura pubblica, no? No, non può andare avanti così una comunità. Chiudo. In quel dialogo dove Socrate gli ha parlato d'amore, c'è un commediografo, uno scrittore di commedia, si chiama Aristofane, che aveva scritto anche una commedia contro Socrate, accusandolo di non essere un filosofo ma di essere un sofista che corrompeva i giovani a pagamento, e l'aveva preso in giro per tutta la commedia. Però quella sera si trovano insieme, Socrate ha fatto un suo discorso sull'amore e lo fa anche Aristofane. Qui entriamo in un'immagine grottesca, proprio da commedia. Lui dice: ciascuno di noi non è un uomo, ciascuno di noi non è un uomo, ma è il simbolo di un uomo. In greco dice ekasto nun un emun anthropu symbolon, è il simbolo di un uomo. Capire bene cos'è la parola simbolo, ultima fatica mentale, poi basta, poi mangiate il gelato. Ultima fatica mentale. Simbolo in greco non ha significato che danno gli psicanalisti o i semiologi. In greco il verbo ballen vuol dire gettare. Gettare insieme, syn, insieme. Syn, ballen, gettare, mettere insieme. Dia ballen vuol dire separare, mettere il più lontano possibile. Tutte le parole greche che cominciano per dia sono tutte parole che indicano la massima distanza. Diametro è la massima distanza tra due punti della circonferenza. Diavolo è il massimamente distante da Dio. Dialogo è possibile solo se si è di pareri opposti, non si ha dialogo con chi la pensa come te. Ecco, simbale, ciascuno di noi è il simbolo di un uomo, cioè qualcosa che deve stare insieme ad un altro. Deve stare insieme ad un altro. I greci avevano questa consuetudine. Quando due famiglie che erano amiche, poi ciascuno andava per la sua strada, o due compagni di ventura che avevano fatto un percorso insieme e poi si separavano, prendevano un piatto, lo spaccavano in due e ciascuno si portava via una metà. Quando si fossero ritrovati avrebbero unito le due metà e se combaciavano avrebbero riconosciuto questa loro antica amicizia o quella dei loro genitori. Capito fino a qui? Il mezzo piatto non è un piatto, il mezzo piatto non c'è mangiato in un mezzo piatto, il mezzo piatto è il simbolo di un piatto, è qualcosa che diventa un piatto se si mette insieme a quell'altro. L'essere in due è l'unità vera. E lui dice, gli uomini una volta erano l'uno e l'altro, non erano come noi oggi, avevano due teste, quattro gambe, quattro braccia, rotolavano sulla terra, avevano una forza enorme. Maschio con femmina con maschio, I greci non avevano i problemi che abbiamo ancora noi oggi, omosessuale, eterosessuale, ma basta con queste cose qui, basta per davvero. La natura ci fa diversi, ciascuno fa quello che vuole, come diceva Lucio Dalla, ciascuno fa l'amore di chi gli pare, tutto a capo. Basta, ma ancora dopo 2500 anni Aristofane ci rappresenta maschio con femmina, femmina con femmina, maschio con maschio, erano uomini interi, uno e l'altro, uno e l'altro, questo è importante, uno e l'altro. E poi Zeus, temendo la potenza di questi esseri, anatemnein, li tagliò in due. E ciascuno non è più un uomo, ma è il simbolo di un uomo, un mezzo piatto.
che deve aspettare di congiungersi con l'altra metà. Anche il popolo dice questa cosa, no? Sto cercando la mia metà, o tu sei la mia metà, o ho trovato la mia metà. Sta dicendo esattamente quello che dice Platone, anche dice Aristofane, raccontato da Platone. Poi dopo, siccome venivano fuori tutte le viscere, Zeus mandò Apollo, che è il dio della bellezza, dice raccogli la pelle intorno a sta gente, e c'è rimasto il sigillo di questo raccoglimento della pelle, che era un bellico. Da allora, dice, noi non siamo più un uomo, ma il simbolo di un uomo. E dove si ricostruisce questa antica unità? Dov'è che si vede anche iconograficamente queste doppie teste, quattro braccia, quattro gambe? Nell'amplesso. Nell'amplesso ricostruisce l'unità, il vero uomo, l'uomo. L'uomo è l'uno e l'altro. Questo è l'uomo. Come memoria dell'antica unità, tentativo di riattivarla, di costruirla, e poi i greci sono tragici, sconfitta, perché finito l'amplesso ciascuno torna ad essere un mezzo uomo. Cosa ci sta dicendo Aristofane? Che il due viene prima dell'uno, che la relazione è la vera struttura dell'uomo e non la sua individualità. Si capisce bene questa cosa? Chissà. Fate segni. Va bene. Allora andiamo avanti. Ecco, questo concetto qui purtroppo bisognerebbe cambiare cultura. Noi cristiani abbiamo il primato dell'individuo e quindi il sesso, lì c'è l'uomo originario, via, no? L'uomo è quella roba qua, no. L'uomo è l'uno e l'altro, l'uomo è l'uno e l'altro, l'uomo è l'uno e l'altro. È il due, è la relazione che viene prima dell'identità. E se riuscissimo a riguadagnare questi concetti, miglioreremmo di passi da gigante la nostra possibilità di convivenza. Ho conosciuto il più grande teologo ortodosso oggi vivente, che si chiama Christos Yannaras, che ha scritto un bellissimo commento sul Cantico dei Cantici, che è un libro della Bibbia di una sessualità e sensualità spaventosa. Non dovete pensare che i libri della Bibbia siano edificanti, sì, ci sono alcuni edificanti, ma ci sono anche quelli pesanti. Così come non pensate che l'amore platonico è guardarsi negli occhi, perché è Platone che ci racconta queste cose, che non può essere la ricostruzione dell'unità originaria. Oh la Madonna, pensatele bene queste cose. Bene, allora cosa succede? Succede che lui mi ha detto, voi latini, beh, lui dice una cosa bellissima innanzitutto, perché il cristianesimo ortodosso è un cristianesimo dell'amore, mentre il cristianesimo latino è un cristianesimo del potere. Noi veniamo giù dall'impero romano e non dalle polis che erano in relazione tra di loro. E dice, se esci dal tuo io, attenzione bene, se esci, quindi Dio pia, se esci dal tuo io, sia pure per gli occhi belli di una zingara, sai che stai cercando Dio e sai chiedere cose a Lui. Ecco, ma l'immaginate nella teologia cristiana che si arrivi a Dio attraverso gli occhi belli di una zingara? Capite quanto è importante l'amore? Facciamoci aria. Va bene. Lui dice, voi latini chiamate la persona, l'individuo lo chiamate persona, che è la maschera che uno indossa che indossavano gli attori greci e romani per amplificare la voce, ma persona vuol dire per sé unum, primato dell'individuo. Noi la persona, sai come la chiamiamo? Prosopos, prosopsis, chi sta davanti ai miei occhi, quella è persona. Pros, orao, opsoma, chi ha fatto un po' di greco lo sa, da cui ottico per esempio, prosopsis, chi sta davanti ai miei occhi è persona, è la relazione che ti dà la tua identità. E Platone, con una frase ancora più bella, ci dice, se tu con la parte migliore del tuo occhio, che è la pupilla, guardi la parte migliore dell'occhio dell'altro, vedi te stesso. Tu sei il riflesso dello sguardo dell'altro, la tua identità è il riflesso dello sguardo dell'altro. Grazie.